Ne volevate sempre di più e per questo vi abbiamo accontentati. Nasce quest'anno la nuova stagione di Box Taietti, un contenitore di cinofilia ovviamente dedicato al comandante Aldo Taietti e ai cinofili della scuola Madonna della Strada di Pontevico. E noi siamo proprio qui, questa prima puntata abbiamo voluto farla in chiesa per vivere quelle che sono le loro lezioni, le manifestazioni, gli addestramenti all'aperto. Insomma, conosceremo alcuni dei cinofili, delle coppie cinofile che sono qui a scuola e soprattutto Aldo ci racconterà un po' della sua storia, quindi seguiteci. Così come siete? Sì! Buongiorno Aldo! Buongiorno a lei signora. Grazie per averci ospitati qui nella sua Sì, questa chiesa. È la nostra palestra dove ci addestriamo, dove vengono un po' da tutto il mondo ad addestrarsi. Ecco, ci tenevo tantissimo a portare qui le nostre telecamere, siamo già venuti ovviamente in passato, però visto che partiamo con questa nuova edizione Box Taietti, proprio una trasmissione dedicata a lei, al suo sapere e soprattutto anche a queste persone, i suoi cinofili che con tantissima passione si allenano costantemente per rendersi utili, ma poi lo spiegheremo nel corso della trasmissione. Ormai diciamo che la conoscono molto bene, però io ci terrei a fare un po' una spiegazione, un racconto di quello che è stato il suo passato che lo porta qui oggi, Aldo. Allora, guardate, io ho cominciato nel 1975 per l'Arma dei Carabinieri, mi sono brevettato nel 75-76, poi mi hanno mandato in vari posti, in Italia e all'estero, dove sempre ho appreso delle tecniche particolari. Mi sono brevettato come maestro di neve e maestro di valanga, ma questo 45 anni fa, quando non c'era neanche il CAI. Cioè, là ci sono delle fotografie che si vede a Passosella. Io ero proprio uno dei primi italiani che usava i cani a cercare le persone e facevo questi corsi. Preparavo cani che cercavano le armi, ero stato in Francia per imparare ad usare i cani a cercare le armi. Poi con gli anni sia i comandi che il governo che altri mi hanno chiesto di preparare la protezione civile. Dal 1979 in poi ho cominciato a creare la protezione civile italiana nel settore cinofilo, dopodiché io, dopo 10, 15, 20 anni non mi sono più occupato, mi occupo di altre cose. Però è nata qui praticamente, è nata a Cremona, se proprio vogliamo essere precisi, con l'aiuto della pubblica assistenza di Cremona. E tant'è vero che là dopo abbiamo faremo esatto il un primo giro manifesto qui della protezione civile italiana, dei cani da ricerca, che se spariva qualcuno e via via. Ma io le chiedo una cosa, prima di arrivare insomma al 75, chi le ha trasmesso questa passione per i cani il mio papà, e qual è stato il suo primo cane? Il mio primo cane si chiamava Jessica, era un setter che bellissima, intelligentissima, che mi prendeva in giro, mi seguiva, ero piccolino, alto così, cioè, mi seguiva solo se gli davo il pane, quando era più pane non mi seguiva più e mi faceva arrabbiare. E dopo ho avuto una cagna poverina, bastardona, Laika, Bibi e tutti i miei cani. Io ero un ragazzo di campagna, devo dire la verità, ero un po' tetro perché mi vestivo sempre di nero, avevo un corvo nero sempre sulle mie spalle, da qualche parte ci deve essere una fotografia, che mi seguiva, si chiamava Checco. E quando mi vedevano, questo non me l'aveva mai detto. Quando mi vedevano le persone, vedevano che io avevo sempre questo corvo che girava e stava sulle mie spalle e mi seguiva. Ma che bambino era lei, Aldo? Un bambino solitario che amava approcciare quegli animali o insomma? Era un ragazzo normale, penso normale, un po' solitario forse, un po' solitario. Ma negli animali, soprattutto nei cani, ha trovato un qualcosa di speciale, tanto che poi ha dedicato veramente la sua vita. Devo dire la verità. Vita.
io mi sono sempre trovato bene con gli animali, mi trovo bene con le persone, mi trovo bene con gli animali. Devo dire che gli animali mi hanno insegnato a socializzare bene. Negli ultimi tempi sto studiando parecchio il comportamento animale per riportarlo agli umani e umano per riportarlo agli animali. Devo dire che sto continuamente avendo delle sorprese, magari ve le dirò nelle prossime trasmissioni, perché in effetti quello che io ho fatto un cavallo di battaglia, la socializzazione, è la base della stabilità psichica di ogni soggetto. E finalmente stasera la vedremo, Aldo, perché ne parliamo sempre in trasmissione, però per questioni, sì, insomma, di studio facciamo, sì, di fatica studio. A comunque organizzare, qui vedete, ma qui li vedremo veramente cani, liberi tutti insieme. Vedete razze che sono considerate pericolose, dal pibolo al dogo argentino, rottweiler, pastori tedeschi, metici, quello che volete voi, ma dovete calcolare che i cani in natura non sono pericolosi per loro stessi, sono pericolosi in mano alle persone. E un'altra cosa che dovete calcolare è che i cani familiari sono più rancorosi dei lupi. I lupi, quando litigano, dopo 10 minuti fanno subito la pace, stanno insieme, giocano. Perché? Perché non si possono permettere queste forme di aggressività e soprattutto non si possono permettere di far del male. Quindi la loro comunicazione è molto gestuale, è molto importante. Mentre noi è ritualizzata, mentre noi gliela togliamo continuamente e i nostri animali non sanno comunicare, non sanno parlare. Anche ieri è venuta qui una coppia che aveva 2 cani, possibile, è stata da un sacco di istruttori, mai liberato i cani, credeva di avere chissà che roba. Avete visto voi, li abbiamo mollati, cosa che hai fatto? Tutto sto cagnimento, che boh, questo cane si è guardato attorno e dice: ma qui non menano ostrica. Dice: ma questa roba? È perché anche gli altri, se tu non li socializzi, non sanno comunicare. La prima cosa che fanno è il tempericolo, picchiano. I nostri li hanno guardati perché c'era una femminuccia di cos'era? Le maltese che saltava addosso ai nostri cani, questi l'hanno guardato per dire: oh, ma sei scema, ma che dei problemi, ostrica. Insomma, maltese era piccolina. Ma sono cattivi i maltesi. Questa qui poi ci è rimasta un po' male, come per dire, ma come? Cioè, niente. Nessuno nota, dice niente. Niente di niente. E dopo 10 minuti, un quarto d'ora, magari ho comunicato, o sono entrato in empatia particolare, ha capito che qui si può vivere. Aldo, 2 parole, insomma, vediamo qualche articolo legato alla storia di quello che allora, ha fatto, insieme ovviamente ai suoi cinofili. Qui ci sono, se si parte, si dovrebbe partire da là. Là ci sono, c'è un articolo di 3 carabinieri uccisi. A Piottello ho preso quello che ha ammazzato i 3 carabinieri. Comunque lì vicino hanno ucciso, su una rotonda tra Piottello e questo paese, hanno ucciso 3 carabinieri. Bene, ecco, a Cremona, là c'è il Corriere della Sera che ne parla, abbiamo andato dai 40 anni, trovai quel bambino che era stato ucciso e seppellito sotto l'ospedale vecchio, che era stato violentato il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica. E c'erano giornali di tutto il mondo, parlarono di questo caso, perché questo tizio aveva l'abitudine di uccidere altri bambini, aveva ucciso a Milano, e ho trovato quel bambino lì che l'aveva seppellito sotto la tromba dell'ascensore nell'ospedale vecchio che era stato dismesso. E poi ho preso quello lì e poi la mia carriera è qui, ricerche di persone, bambini, anziani, l'arma mi ha messo a proteggere persone importanti che dovevano essere sequestrate e invece sono andato io, personaggi notevoli in cui abitavo a casa, ho preparato i cani che dovevano stare in macchina, che proteggeva i loro bambini che venivano spostati da una parte all'altra, una famiglia molto molto importante per i divani nel mondo. Suo figlio, praticamente, sono passati tanti anni, però eravamo molto amici, perché gli ho preparato questi cani che lo seguivano sempre, sia sulla macchina blindata, che prima scendeva il cane girava, poi scendeva il ragazzo e poi scendeva un altro cane che girava e controllava se era tutto a posto e via via. Qui. Sono anche tanti i cani che lei ha conosciuto, aiutato, sì, perché tanti li ha addestrati da piccoli nella crescita, ma sono anche tanti i cani che le sono passati, sì, per le mani, che con gravi problemi, che rischiavano l'abbattimento. Anni, negli ultimi anni bisogna aiutare i cani, a dire la verità, bisogna aiutare le persone, perché quasi tutti hanno... Oh, ragazzi, il first per me è mandare tutti dal psicologo o dal psichiatra, perché umanizzano troppo l'animale.
queste persone e trasformano degli animali in esseri umani, solo che gli animali hanno degli istinti animaleschi, hanno degli istinti primari e tu non è che li puoi gestire come vuoi te, a volte loro si comportano in base al tuo stato d'animo, per esempio la giovane signora là va in ansia molto facilmente, no? E il suo cane va in ansia come lei, no? Che ne so, lei ogni tanto l'è un po' isterica, il suo cane l'è un po' isterico, no? Adesso voi mia, sapete perché quel cane lì è subito a curare Andrea, che è la bella cagnina là? Però io guarderei suo marito con un occhio un po' particolare. Dicono che il cane assomiglia al padrone. No, cominciamo, guarda, Partiamo, è carico oggi. Alla signora là che ha vinto questo premio importantissimo internazionale a Roma in Campidoglio, che ha quel cane là, come mai quel cane lì è così agitato? Io non voglio sapere niente, perché lei mi sembra molto tranquilla, però sono convinto che lei ci ha messo del suo in quel cane lì. Il cane di Marisa, quel rottweiler là, assomiglia un po' a Marisa, è molto buona, molto tranquilla, però ogni tanto scatta, no? Esattamente come Marisa, ma tu non sai mai quando scatta, ma scatta, tac! Stendo un velo pietoso sul cane, sulla rottweiler della maestra. Solo per il fatto che è una maestra, stendo un velo pietoso. Alla sua non posso dire niente, signora. E si vede subito. Bella, tranquilla, lasciatemi dormire. Pacifica. La lei invece che è lì, che aspetta che dica qualcosa di lei, no? La lei è, solo che col suo nome mi confondo sempre. Quando dico tocca a lei, io intendo dire un'altra signora, a parte che la là. E via via, quello è il figlio della signora invece che ha quel cane là, però il cane è tranquillo, il ragazzo è tranquillo perché là c'è l'amorosa del ragazzo, quindi le sta tranquillo. Lo Shiba è un po' come il suo padrone, si fa tutti gli affari so, ogni cane ha delle caratteristiche. Aldo, io non vorrei essere odiata, però so per certo che in passato i suoi addestramenti erano veramente cattivelli. Adesso si è un pochino ammorbidito, possiamo dirlo? Racconti di quello che faceva allora, prima. Allora, io lo farei anche un bel addestramento reale, vero? Ma cosa intende per un bel addestramento? Un addestramento un pochettino militare, però se guarda fisicamente qui fanno tutti schifo, sta che ne mia giù normale, no. Dai per piacere. Però io ho saputo che lei faceva attraversare anche dei... Fiumi fossati di giorno e di notte, ma qui se gli dico di attraversare adesso di giorno un fosso mi scappano tutti, ostrega. Cioè voglio dire... Mi devo accontentare fisicamente, è una cosa pietosa. Volevo attraversare un fossato un sabato, fare un esercizio, degli esercizi un attimino. Ho chiesto dagli amici di venire ad aiutarmi un attimino per fargli vedere se effettivamente c'è bisogno di qualcosa. Non è che andiamo avanti così, che negli ultimi anni la nostra gioventù è sempre più debole, sempre più allegra, sempre un po' diversa. Ma qualche anno fa si avvicinava qualche ragazzo più giovane all'addestramento? No, si avvicinavano uomini, è che ultimamente gli uomini... Più le donne. Sono tutte donne, uomini ragazzi che... E quando arrivano sono già stati. Anche ancora prima di cominciare. Beh, però diciamolo che sono anche molto bravi, Aldo, perché hanno una costanza che non è indifferente. Allora, guardi, questo mi fa veramente male a doverlo dire. Sono le donne negli ultimi anni che sono più forti degli uomini. Gli uomini sono diventati dolci. Dolci, vogliamo dire dolci? È arrivato qualcuno, qui si pitturava le unghie. Cioè, ragazzi, io come l'ho visto mi sono sentito male, però... Ma ad esempio dei casi che le arrivano, quelli che le rimangono più impressi anche delle dinamiche familiari, allora, insomma, di quello che succede a casa? Io guardo in genere cane e famiglia, come diceva, e tante volte addestro il cane solo per aiutare la famiglia, perché per molte persone è più facile amare il cane che amare i propri familiari, solo che scelgono delle razze errate. Per esempio ieri mi ha telefonato un signore che ha 80 anni, che vive da solo, e gli hanno consigliato il Malinois, una coppia di Malinois. Mamma mia. Gli ho detto, scusi, quanti anni ha lei? 80. E vive da solo. Ma chi gliel'ha detto una coppia di Malinois che l'amerebbero alla fine? Ma chi è? Lei sta in piedi, no? Di giro con le stampelle. Ma chi è l'incosciente che ti dà una roba del genere? Cioè, voglio dire, aiuto chi cerchi a dei cani che rispondono, ma anche perché
nessuno spiega che il cane non pensa, non parla e non comunica come noi. E l'idea del cane non è quella di sottomettersi, l'idea del cane un pochettino è quella di prendere il sopravvento su tutti i familiari. Chi è che mi ha chiesto ancora ultimamente, due pastori non belga, olandesi, quelli tigrati, e li voleva regalare al suo bambino che ha un anno, così, ma sei scemo o hai dei problemi? Cioè voglio dire, tra un anno il tuo bambino peserà 3 kg di più, quelli là sono fatti, te lo mangiano il bambino. Cioè, ma un po' di sentimento, no? Anche ieri quello che voleva, alla fine sono riuscito a mandarlo sul pastore tedesco e l'ho mandato a Cremona da uno che ha degli ottimi pastori tedeschi, gli ho detto prendi la femmina. Perché? Perché c'è il nipotino piccolo. È importante piccolo. Anche scegliere maschio e femmina. E certo, io devo dire la verità, tutti vogliono il maschio perché è bello, muscoloso e sono convinti che il maschio fa la guardia. Guarda che fa la guardia è la femmina, mica il maschio. Io sento, mi telefono tantissime persone in continuo, mi aiuti, mi hanno vuotato la casa, così, ma c'hai il maschio? Sì, dice, un bel maschio cattivo, ma va là, gli è dei pistola ostrega, perché qualsiasi zingarello arriva lì con un pezzo di straccio bagnato nella vulva di una femmina, fa così il tuo cane che cura drei, è la femmina quella che fa la guardia. E se proprio vuoi una grande guardia, prendi un pastore tedesco, ipotesi maschio, o se no quello che ti pare maschio, ma dopo prendi un cagnetto da 4 soldi al canile, femminuccia, quelle piccoline che fanno cani da topi, che fanno un rumore che venisce più, lui ne protegge la femminuccia, diventa bravissimo a fare la guardia alla casa. Cioè ci vuole un po' di... Solo che la fissa, e negli ultimi tempi ritorniamo al fatto dell'aggressività. Tutti, c'è un sacco di gente che va a fare aggressività, bellissimo vedere l'aggressività, certo che è bellissimo, ma tu non puoi fare a un cane di un anno un'aggressività, l'attacco, a 3 anni è un criminale, cosa ci fai con quel cane lì a 3 anni? Cioè, non riescono sì, non a comprendere. Sì, non può essere poi gestito come un cane familiare o comunque... Non riescono poi a comprendere questo, in un contesto dove ci sono bambini, magari anziani. E dopo hanno grossi problemi. Si può fare, ma è molto, molto complicato. Anche perché il cane poi si arrabbia. Qui veniva uno, non voglio dire nome, voi lo sapete, quello che mi sono rifiutato di fargli l'attacco col pitbull. Che quando siamo andati a Manerbio ho fatto così, il cane l'ha aggredito. Gli ho detto, perché ti ha aggredito il cane? Perché glielo insegno io l'attacco. Ecco, ma sei scemo, lo fai su di te? E Sildis, perché nessuno lo vuol fare. Come risultato, dopo qualche mese l'ha dato via, mi pare, no? Perché aveva minacciato il figlio, aveva aggredito il figlio. Aldo, facciamo vedere due parole su tutte quelle targhe esposte. Ma ho voglia di farci vedere, perché qua veramente ce n'è dappertutto. Non abbiamo parlato di questa chiesa, che è un po' il suo... Io la chiamo chiesa, è una chiesa sconsacrata. È una chiesa consacrata che ha mille anni. È il suo posto di lavoro. Se proprio volete sapere, io l'ho sognata e mia moglie l'ha trovata. L'ho dovuta mettere a posto tutta. E quando mi rifiuto di aiutare delle persone, sembra che il mio destino sia questo, di aiutare delle persone. E io ricevo richieste dalla Sicilia, dalla Sardegna, tanto per dire dall'Austria, dalla Russia... Ne ho ricevuto dall'Inghilterra, ultimamente un'università inglese mi ha chiesto se andavo in Inghilterra, che loro pagavano tutte le sedie. Stella me muoveva, ma me la sapendo via di casa. Ma cosa succede quindi quando dice di no? Ecco, se rifiuto, mi succede di tutto, ma a me capita di tutto. Dopo mi rimetto in riga, perché ogni tanto matto, mi rimetto in riga e tutto torna come deve essere. Però ci fa vedere lì cosa è esposto. Queste qui, qua veramente è la sua storia, la sua carriera. È un premio nazionale che mi ha dato la Lega Nazionale del Cane, della difesa del cane, perché è per l'uso che io faccio di cane, perché tutti pensano che chissà io uso collari elettrici, ma tocca niente, non usiamo neanche lo strozzo noi, non li tocchiamo proprio. E ci sono degli incontri delle scuole militari e cose dove arrivo io e non è che sono proprio contenti quando mi vedono, difatti andremo a Tortoreto, non è che sono proprio contenti di vedermi. Mi mettono a fare l'esibizione centrale perché non partecipi a tutte queste cose. Questo invece è il premio nazionale che mi hanno dato in Campidoglio, il Presidente della Repubblica, non mi ricordo, per i cani da soccorso. Quello là è il premio alla carriera che mi ha dato sempre la Lega Nazionale della Difesa del Cane. Quello lì me l'ha dato l'Arma dei Carabinieri. Quello là è il premio come miglior scuola civile e militare d'Italia nel 2002.
Qui c'è veramente, questo è l'aquila d'argento della regione Sicilia, perché ho preparato sia la polizia che i primi cinofili della protezione civile a Catania Colle, li ho preparati io. Ma c'è qualcosa che vorrebbe ancora realizzare, un sogno che ha nel cassetto, o si dice soddisfatto ad oggi? Allora, io mi trovo contento con le persone che ho e mi piace. Negli ultimi anni faccio più volontariato per aiutare gruppi di persone per la sclerosi multipla, la sera adesso andiamo a fare delle manifestazioni per gli ammalati di tumore. Io dopo tutto ho quasi 70 anni, cioè voglio dire, la mia vita l'ho passata bene, non ho rimpianti di nessun genere e questo la dice lunga, perché chi non ha rimpianti vuol dire che è vissuto bene. Ho visto tanto, ho fatto tanto, ne ho prese tante, devo dire la verità, me ne andate veramente tante tutti dal mondo e via. Qui sono premi, targhe, coppe, ricordi di ogni genere, perché qui ho ricordi di cani di 40 anni fa, ho lì le fotografie di alcuni cani di 40 anni fa. Alcuni di questi hanno poi aiutato altre persone, devo dire che ce n'è uno là che ha preso la medaglia d'oro al valor civile per aver aiutato delle persone e aver salvato le persone, altri hanno fatto altre cose, altri sono diventati istruttori. Diciamo così che io ho seminato bene. Aldo, adesso insieme lanciamo la pausa pubblicitaria, qualche minuto e poi di nuovo qui vedremo finalmente la socializzazione e poi gli esercizi che sono sempre tanto amati e richiesti dai nostri telespettatori. A tra poco. Ottimo, dai, dentro! Entrate, via! Uno dopo l'altro, forza! Bentornati dalla pausa pubblicitaria, adesso finalmente è arrivato il momento di vedere la socializzazione, che è un po' il suo cavallo di battaglia, Aldo, è quello che la differenzia un po' anche da tante altre scuole di cinofilia. Sì, ecco, la socializzazione, guardate, è la base, non si può lavorare se non avete socializzato, perché con la socializzazione stabiliscono dei legami di amicizia, di parentela, per esempio alcuni cani vengono da me e vogliono farsi vedere, vanno a giocare con altri, sistemano le piccole beghe che hanno e bisogna lasciarli stare ai piccole beghe. Nelle piccole beghe non intervenite, perché se intervenite appoggiate uno, appoggiate l'altro e diventano poi pericolosi o rancorosi. Lo so che quello che vi dico può sembrare assurdo, ma un po' come i nostri bambini devono imparare a litigare da piccolini, perché se imparano a litigare non si faranno mai male da grandi. Se invece li separate, la prima volta che da grande litiga con un altro cane gli fa del male, è come da noi, no? Comunque si fa così, si comincia a lasciar libero le femmine, sempre le femmine. Dai, mollateli un attimino. Via. Via, sì, piano piano. Ecco, lì. Ecco, adesso è. E si comincia. Ehi! Lui è innamorato di questa qui e vuol fare le sue sceneggiate. Adesso cominciano a nascere i piccoli attriti, no? E cominciano a capirsi.
Però questa orgia di odori è importantissima, perché questa è la base della loro società. Ecco, c'è questa piccolina qua, la Shiba. Sì, questa qui è appena stata inserita, sì, è nuova è appena uscita dal calore, tra l'altro, e potrebbe portare un po' di zizzane. Allargatevi un po' voi, allargatevi. Non vanno toccati quando socializzano, perché se li toccate diventano... Sì, va bene, dai. Che ne mia dei biscotti? Te dica mica che ne mia. Ah, ce n'è uno? Vedete? Per esempio... Questa è un'operazione da non fare. Stai! No, no, non gli fa niente. Ehi! Lasci. Sentite, belle... Sì, ho capito. Ce ne sono di bocca. Non posso mica fare la moltiplicazione dei biscotti. Ecco, ragazze mie, a voi due il dietetico. Dai, sui, via. Ehi! Ehi! Cosa stai facendo? È il pedofilo! Allora, iniziamo un po' a commentare questo gioco. Ecco, quello lì tra la Dogo e la Shiba. La Dogo è una giga, è la Shiba, ma la Shiba, la Dogo la sta prendendo come una sorella giovane, sente che è appena uscita dal calore e la sta facendo giocare, se proprio vogliamo dire. Non gli sta facendo del male. E questo gioco di prepotenza è importante, perché serve a stabilizzare e a calmare. Invece quello là ne approfitta subito. Al distegna la ferma, Natin, che... Ehi! È importante però saper leggere prima di fare un'operazione di questo tipo. Perché cioè, con razze per esempio, così forti quella lì si può e anche quella rischiare. Là, questa qui, vede che gli va a mordere i garretti a quella là. Questo è un rituale antico del gioco, ma è quello che taglia i garretti, taglia i tendini alla preda per tenerla seduta, poi la spolpa poco per volta. No, non gli fa niente, stia tranquilla. Ehi, cosa vuoi fare? Sì. Quando sgrido qualche cane, se vedete ci sono delle femmine che vengono da me e mi dicono: noi siamo con te, noi... Noi siamo brave, siamo brave. Questa qui è troppo giovane, non sa ancora come comportarsi, no? È quella infatti che sta un po' agitando. E va a scegliere l'amicizia più... la più grama che in giro. Stia calma, che succede niente. E la signora la va in ansia e la trasmette al padrone, che la trasmette al cane. Guardi che la sua, se fosse per me, leggenda che gira tutto il giorno minigona senza midande. Che la lei... Ehi! Lasci stare, che succede niente. Eccole qua le femmine che arrivano a dire noi siamo brave. Sì. A dire la verità, sono tre gelose. Sì, anche te. Guardi che la Oshi, se fosse una ragazza, che la lei la gadette in la dos veramente. Aldo, commentiamo queste... quelle due lì si vogliono bene. Io credo quelli che siano dell'altra sponda, perché si vogliono un bene fuori di testa. Perché questa qui considera la lei importante. Però guardate, quella là che vive con la lei, cioè la bianca considera la importante, Bejolina importante. La bacia e le lecca il viso per chiedergli cibo. No? E si sottomette, la dice: guarda che sono qui. Quella là va e morde il viso di quella bianca, la perché bianca la punisce, sì, quella nera. Perché è dello stesso nucleo familiare. Dello nucleo familiare, e non vuole che quella lì rubi l'affetto a quest'altra. E adesso la lei la dice: basta un po' di più, stanzo de dos. E la bianca e nera la punisce. Ah sì, è che la nera la punisce. Sì, guardi questa che la niente che la dice: io sto qui con te. Magari mi lasciano in pace. Sì, e imparano subito. Quanto tempo ci mettono prima di tranquillizzarsi? Cioè lei inizia la lezione quando sente che si è un po'... No, noi facciamo di solito 15 minuti, assolutamente 15 minuti, perché è necessario, non è possibile non fare almeno 15 minuti. Serve a scaricare un po' i nervi, a togliere un po' la tensione, a conoscersi e poi stabiliscono con chi vogliono mettersi vicino, no?
ogni tanto travolgono Orazio. Sì, sì. Sì, è lì, vedete che... Queste due invece, la Rottweiler... È perché stanno facendo un legame particolare, perché questa qui comincia a imparare a lavorare, quella bianca, che fino adesso non era molto brava, ma adesso sta cominciando a imparare a lavorare, e allora stabiliscono questa forma di amicizia. È un po' come le suore, i Vifensema, le Stansema, se diventano amiche, amiche... Però avrete mai visto un dogo che gioca con un Rottweiler e non si fanno niente? Si spingono, stanno lì, però non... Ehi, te! Quella là vuol rubare il posto a quella lì, che è piuttosto brava. E allora finge di essere amica. Sì. Cioè, è la poi seconda Rottweiler sì, arrivata, sì, che è quella col collare nero più grosso. Ehi, ancora! Ti ho visto! Ogni tanto però è necessario anche magari intervenire, sì, intervenire per calmare gli animi. A parole, né? Non... Non facendo chissà cosa. Sì, sì, ecco, non è che sia... Però devono capire chi è che comanda, bisogna essere autorevoli, abbastanza chiari col comando. Quelle due là però, quelle là sono proprio amiche, cioè... Poi... vabbè, perché non ce l'abbiamo il tempo, però se state lì un po', dopo un po' di tempo vedete che una lava l'altra, gli schiaccia tutto il pelo, che vuol dire che la spidocchia, per dire, diventiamo più parenti, leghiamo di più e si vogliono bene, che l'altra là le dreadiche, ma che là si è fatto tutte quelle robe lì, che sta che... Allora, è questa, guardi come perché delicata. Le tre sono del nucleo sì, familiare quelle tre là della signora. Nucleo familiare a parte, sì. La bianca è quella che sì, in questo sì, momento è... Sì. E questa qui vorrebbe entrare, fa parte del nucleo familiare, però dovete calcolare che i cani che hanno la testa rotonda sono un po' infantili, ma vivono da più tanto tempo con gli esseri umani, da più millenni se vogliamo, hanno anche un'intelligenza superiore, riescono a capire meglio l'essere umano ed entrano in empatia più facilmente. Quelli invece con la testa come lui vivono da troppo poco tempo. Sì, vivono da troppo poco tempo con gli esseri umani e a volte fanno più fatica a rispondere e a capire. Poi, per esempio, quelli che hanno le orecchie giù, è perché le hanno giù? Perché vivendo talmente tanto con gli esseri umani che non hanno più bisogno di tenerle dritte. Come alcuni animali da allevamento non hanno più le orecchie dritte, no? In natura le hanno. E invece, vivendo con gli esseri umani, vivono al riparo da ogni cosa, non hanno più le orecchie, cambiano anche i segnali del corpo, no? Vedete che quella là proprio la... E quella là gli fa vedere i denti, però non fa niente. Chi è lì? Chi è stato? È lui che è innamorato di... A lui che piace lei, Rottweiler. A lui che piace, che le tante, stiamo tante. Parlando dello Shiba. Dello Shiba, sì, che è un assatanato di Rottweiler. Lui poi ha una passione per quella lì. Domanda, Aldo, una domanda che non le ho mai fatto. Qua dentro è necessario per fare questo tipo di socializzazione la sterilizzazione o la castrazione? No. O lei non... Io sono contrario alla sterilizzazione o alla castrazione, però in alcuni casi glielo consiglio alle persone. Ma le femmine, dovete calcolare che le femmine diventano leggermente più aggressive. Quindi, per dire, nel periodo del calore cosa fa? Chiede di non partecipare, insomma, alle lezioni? No, per 21 giorni no, non partecipa, stanno a casa per 21 giorni. A volte le faccio venire lo stesso, perché voglio vedere il controllo di questi animali. Devono ubbidire e non seguire gli odori. Gli istinti, gli istinti, sì. Poi vedete, per esempio, quella piccolina là vuole crearsi... La Shiba, sì, vuole crearsi un punto, vuole crearsi una gerarchia nel branco, no? E cerca di sedurre tutti, non a scopo sessuale, ma per amicizia, per di farla piaciona, per trovare un punto o qualcosa. Ma però subito vedete che i proprietari dei padroni, le femmine, i proprietari dei padroni arrivano... Vanno a chiarire la distanza. A chiarire, bella, vai che... Anche perché adesso lei ha iniziato a lavorare o inizia a fare sì, qualche sì, esercizio? Sì, no, ha già cominciato a lavorare. Diciamo che comunque più o meno è parte del branco perché è sempre stata qui sì, in sì, mezzo sì, a voi, però iniziando a lavorare si creano sì, anche nuove dinamiche. Volevo dire alla signora che, dato che la galla orecchia bassa, deve guardare che non sia il pelo o che non abbia un po' di cerume nelle orecchie, no, a casa, che abbia un po' di cerume nelle orecchie, perché quando tengono la testa reclinata potrebbero avere
il pelo fastidio, che sta crescendo, o sì, o potrebbero avere a volte gli usciuri, a volte i corni, però dopo un po' di tempo quelli che lavorano, vedete che non sono interessati a fare grandi giochi, cioè... Sì, infatti pian pianino si pian stanno pianino si mettono, mettendo e se alzo terra. La voce, mi arrabbio, ognuno di questi corre subito dal suo padrone e sta là che... Allora Aldo, la ringrazio per queste immagini preziosissime, molto belle, le abbiamo anche commentate insieme. Una cosa, quanto è importante non avere scariche di adrenalina quando si fa questa operazione? O comunque avere paura e essere... Allora, bisogna... Insomma, avevo un istruttore tedesco che aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale e diceva una cosa: voi dovete arrivare sereni e andar via contenti. Se venite arrabbiati per andar via incazzati, state a casa vostra, perché voi trasmettete tutte le vostre ansie, le vostre fobie, le vostre paure, le trasmettete agli animali e non riuscite a gestirla, no? Dovete calmare. Quando venite qui vi dovete calmare, dovete chiacchierare con gli amici pian pianino e vivere insieme, anche perché noi non andiamo a lezioni, perché vi devo dire la verità, una scuola che va a lezione è una scuola che vale anche un po' pochino, perché nel tempo, io ieri e l'altro giorno, quella che mi ha detto che aveva fatto 7 lezioni e gli avevano garantito il cane ubbidiente, scusi, guardi, i bambini che sono più intelligenti dei cani, però perché Fabio, 15 anni di scuola, se vuoi che capisca qualcosa, e poi a malapena capisce. Possibile che un cane dopo 7 volte che gli fai mezz'ora è già diventato intelligente? Non è possibile, ci vuole tempo, pazienza nella crescita dell'animale. Man mano che cresce, tu gli vai dietro, ottieni. Per esempio, quella là era una bella brighella, che lei era un bel delinquentino, devo dire la verità. Pastore tedesco. Però sta diventando bravissimo. Quella là, che la lei la va somministrata. La dogo? No, la Rottweiler, la faccia del... Volevo dire io che faccia la gara. E abbiamo mettito le midande in testa. Anche che la lei, Andiamo e facciamo cosa che dopo... Va bene Aldo, adesso abbiamo quasi la pausa pubblicitaria. Cosa vedremo dopo la pausa pubblicitaria? Cominciamo a lasciarli liberi e il richiamo, perché il richiamo è una delle cose più importanti che è. Se non c'è il richiamo, non potete lasciar libero il cane. Se non è libero è sempre nervoso, se è nervoso diventa aggressivo. Bene, allora pausa pubblicitaria, rimanete con noi per la terza parte. Thank you.
Allora Aldo, sicuramente una parte importante dell'addestramento viene fatta in chiesa, con gli esercizi, sì. Insomma, qual è la quotidianità, però quando il tempo lo permette ci sono anche tanti momenti all'aria aperta, sì, sì. Con i cani anche in libertà, e soprattutto a avere il controllo dei cani, cioè vedete che sono liberi, non liberiamo la piccolina ancora perché non la conosciamo proprio perfettamente, però tutti gli altri li liberiamo e vedete che stanno a una certa distanza ed è importante che stia a una certa distanza, perché se ti sfugge dal controllo che va sotto una macchina o c'è qualche animale, qualcosa, non deve essere. Devono avere il controllo totale. Andate avanti, andate a quella pianta là. Andiamo là magari, che intanto che si muovono, li vedete, ma voi anche al loro... sabato pomeriggio fate anche diverse passeggiate insieme. Sì, noi insieme. Facciamo le passeggiate il sabato o altrimenti usiamo gli animali anche per esempio per cercare le sostanze stupefacenti o prepariamo alcuni cani come Marisa, come la Elena, cosa per, anche per le armi. Però quello che ci interessa di più è questo qui. Vedete questo gruppo che gioca. Qui ce ne sono pochi, ma no, a volte il sabato noi siamo 20, 30, 40. Cioè, voglio dire, e non c'è uno che protesta, eh? Secondo lei, quando ci sono dei momenti di tensione che siete, insomma, così all'aria aperta, vedo... è importante camminare, anche muoversi. Sì, sì, ne fermi i padroni, non i cani. Sono i padroni quelli, sono un po' come i genitori che vanno a vedere i bambini a giocare a calcio e danno un'importanza esagerata a delle cose, ma a finire di fare a cazzotti i genitori e non i bambini. Cioè, voglio dire, è la stessa identica roba. Non sono i cani quelli che sono pericolosi, sono i padroni, anzi a dire la verità sono i padroni. È anche vero che c'è pochissima cultura cinofila nel nostro paese. Io facciamo fatica veramente a che attraverso la trasmissione magari si spiegasse, potessimo dare cultura. Questo è il nostro intento da qualche anno, sì. Stiamo provando. Beh, comunque adesso, lei sta facendo... Allora, adesso siamo qui a Flero, però mi ha chiamato anche un altro comune che mi ha chiesto se vado a tenergli delle lezioni. Io ho detto per 7-8 lezioni ve le regalo. Legate i cani. Qua, qui così, il passaggio. Per poter fare una cosa del genere, se avete il cane irruento, lo dovete veramente controllare, lo fate passare per primo, l'animale, o altrimenti se sono alcuni come i nostri lo potete tenere fermo, passate voi e poi chiamate il cane. Attenzione, perché un passaggino così vi può uccidere. Ci sono delle persone che si fanno veramente male. Beate va con lo Shiba. Ah, da dove metti i piedi, eh? Vabbè, lui lo tocca, hop, via, stai di là, stai di là. La signora con la lei ce la fa? Vuole aiuto? Vediamo se... No, beh, ma è stretto, si può. Lei, piano, eh? Lei? Piano! Stai, la tenga ferma. Stai, lei. La tenga ferma stay. Lì. Dai, vai, hop. Bravo. Vieni. Piano, mio. Stai. Guarda dove metti le piedi. Piano. Vai. Ecco, questo qui, se era un bambino, lo uccideva. Vieni. A te ti ho detto è mia, che la fai. Vai io. Lei. Lei. Io ho già dato una volta. Lei ha già dato, vero? Lei è quella che ha dato, vero? Brava. Hop, bravo. Venga. La maestra, se anche va, i suoi allievi non se ne accorgono. Sta facendo a cura di una grande lei, ne? Ho visto. Ho visto dove è calata. Stai Zelda, dai, hop, tutto dai. Un colpo, no. Ecco qui, che abbiamo perso. Le indecisioni si pagano, dai, via, questa che la agitati, tienila ferma che questa ti uccide, ti manda in paradiso, via, hop, oh, anche per questi che sono abbastanza pratici, sì, camp. Stai, sì. Dai, bene. Allora, ci sarebbe un esercizio che si faceva anni fa. Mettetevi lì fronte a me. Da lì deve far saltare il cane di qua. Vada. La mente a terra. Ah. Ma Dio, che fortuna. Chiami il cane. Dai,
Bravissima. La signora che l'andiamo a prendere a Ponte Vico. Vai Zelda, vai. Ferruccio, hop. Zelda, hop. Zelda. Sto al fresco. Va bene, la seguo pure tranquillamente, signora. La Rottweiler. Vai hop. La metti a terra. Lily, Vlad. Sì, sì, va bene, sei bravissima, sei bravissima. Lily, Vlad. 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 Chiami. Madonna, l'hai ascoltato! La maestra! Vai op! Fantastico! La signora, che lei salta tutto e salta mia, guarda, eh! Dai! Dai op! Lo chiami, dai! Rex! C'è rimasto male! Cosa che è successo? No, basta! Marisa! Sei sì, anche te sei brava, dai, lo so che sei brava, vai, vai. Questa chiela di salora, ma come ti permetti? No, sta fermo, lei. Dai, vai, oh. Dice che così è più facile. La richiami. La richiami. Ah, ritorno lo fa. A quelli che l'hanno fatto, tutti insieme, mi raccomando, tanto lo so benissimo che ognuno va per i fatti suoi, però se ci fosse qualcuno che ci riesce, provare! Via! No, no, l'hanno fatto tutti! È difficile metterli a terra. Lui sta cercando la Rottweiler. Richiamateli! Zelda preferisce sempre farsi perché è fresco, nel fresco. Ciao, facciamo questo, mettete i vostri cani a terra là e voi vi allontanate, togliete i guinzagli là dove c'è l'albero. Questo è difficilissimo. Metteteli a terra. Il vero esercizio è di riuscire a tenerli fermi mentre voi vi allontanate più tanto tempo possibile. Allora Aldo, questo esercizio dipende dalla potenza che i padroni hanno sul cane. Più riescono ad allontanarsi, meglio è. Però vedete che già c'è qualcuno che si muove. Se si muove uno, si muovono tutti. La potenza sta in questo, nel riuscire ad andare più lontano. E l'animale deve star fermo lì. Per legge dovrebbe star fermo 4 minuti senza vedere i padroni. E già siamo a 60-70 metri. C'è qualcuno che inizia a sedersi. No, ma qui stanno all'ombra, fanno bella figura. Difficilmente. Di più, dice di più. Stay, stay. Che la mia. Zelda. Stay. Ha deciso di andare dalla sua padrona. Chiamateli! Questa è bella. Però insomma saranno quasi più di 200 metri. Sì, alla sera quando non fa caldo riusciamo anche a fare il giro, a dire la verità. E tenere qua i cani? Sì, tenere fermi i cani, sì. Allora, ci siamo salutati con il tricolore, sì, sì. Ovviamente era doveroso. Adesso concludiamo la parte qui in chiesa, è un po' un assaggio di quello che fate nel vostro addestramento, sì. Ma non finisce qui perché una parte molto importante del sì. vostro lavoro, se lo posso definire così, sono le manifestazioni. Sono le manifestazioni, e adesso vi seguiamo dove proprio. Spieghiamo, cerchiamo di dare cultura alla gente su come si gestisce un cane, facciamo vedere cosa si può ottenere da un cane e in dialetto cremonese si fuma sgulusia, dovrei capire. Dove andiamo quindi adesso? Ad Orzi Nuovi? A Orzi Nuovi, sì. Bene, allora seguiteci. Alla fiera di Orzi Nuovi. Andiamo Aldo. Grazie.
Allora, come promesso, ci siamo spostati da Pontevico ad Orzinuovi, dove c'è proprio una manifestazione, perché questa puntata l'abbiamo dedicata proprio come se fosse una sorta di reality sulla vita di Aldo e i suoi cinofili. E proprio qui ad Orzinuovi presenzieranno, per fare un po' di cultura cinofila, insomma, per incontrare le persone e far vedere alcuni esercizi. Quindi vediamo cosa faranno i cinofili qui in fiera e soprattutto sentiremo anche un po' le domande e le curiosità delle persone. Solari, assessore del comune di Orzinuovi, abbiamo qui con noi i cinofili, anche oggi faranno una dimostrazione molto sentita anche da parte vostra, la loro partecipazione. Sì, esatto, l'abbiamo fortemente voluta perché appunto conoscendo le abilità del comandante Taglietti ci è sembrato molto, molto importante e molto sentita anche per i nostri cittadini. Inoltre abbiamo la nostra concittadina che è stata premiata in Campidoglio, di conseguenza è molto importante, e anche la nostra polizia locale è stata dotata giustamente da poco di un bellissimo animale femmina che si chiama Tess. Molto importanti sempre compagni al nostro fianco. Sicuramente appena sono arrivati qua i cinofili, tanta curiosità da parte dei cittadini, si sono riuniti tutti qua attorno. Esatto, sì, ho visto molta, molta partecipazione, molto sentita, ma soprattutto vedo che i più interessati, come sempre, sono i bambini, perché comunque la vicinanza di un animale, a mio avviso, è importantissimo. Io ho sempre avuto come grande amico e compagno dei cagnolini, per cui per me sono fondamentali, sono veramente parte della famiglia. Allora Aldo, prima di fare la dimostrazione faremo insieme però una passeggiata, sì, qui all'interno della fiera. Una passeggiata per abituare questi cani, loro sono abituati, però vanno sempre allenati, poi ci sono tanti animali e quindi vedere se qualcuno ha qualche problema da poter rindirizzare e rimettere a posto, perché vengono da un mese di relax, almeno alcuni di questi fanno un mese di relax, quindi vanno messi a posto. Le razze che vedete qui non sono propriamente razze semplici, Rottweiler, Pitbull, un Berger Blanc Swiss che è agitatissima, uno Shiba, un pastore tedesco, tutti cani di un certo livello. E come li controllerà in caso di avvicinamento improvviso di un bambino? Cosa dice ai suoi cinofili? Ecco, questi qui però sono anche cani che noi usiamo per la pet therapy e soprattutto usiamo nelle scuole per i bimbi autistici. Non abbiamo, vedete là che già c'è una bambina che già ha avuto riscontro, però dipende un po' dal bambino, dai genitori e insegnargli come ci si approccia bene, per esempio come si mette la mano quando ti avvicini a un cane, non sulla testa ma davanti, lasci che ti lecchi le mani, l'animale attraverso l'odore, il tuo sudore, quello che è, riesce a comprendere le tue intenzioni e resta più tranquillo. Magari facciamo una dimostrazione, visto che ci sono qua dei bambini, chiediamo sì. A un genitore se vuole... C'è un bambino coraggioso che vuol fare un esperimento? Eccola qua. Dai, vieni, anche questa, dai, già, venite qua. Allora, lei faccia sedere il cane. Sì. La signora metta la mano così. Faccia annusare la mano lei. Guardi, deve avere le mani sporche perché non vuole annusare niente. Lei deve prima leccarsi le mani e poi le dà leccare. Va bene, va bene. Prova te. Gli piace di più. Già te. Te che nudurin. Le bella è una. Vabbè. Sono stati molto bravi. Avevi la brioche? Ah, figaro allora, come l'hai capito? C'è qualcun altro che vuole provare ad approcciarsi? Vuoi venire tu che dici che sei giovane? Vieni, vieni! Venite qua che c'è un ragazzino con la barba! Ma hanno mangiato prima di tutto! Vai dentro nel branco! Occhio che il galle ha le braghe bianche, eh? Avvicinatevi e fatelo accarezzare, forza!
Cioè quella lì proprio si è sbattuta i piedi, cioè che razza del pitbull della baletta, oh. Sembrano cani pericolosi. Ma questa qui è bravissima, con i bambini autistici è meravigliosa, anche il dog argentino che... Sì, se avete cose da fare con questi cani, tipo... si mette i suoi piedi. No, sa perché? Perché vuole che la prenda in considerazione e vuol fare l'attacco prima degli altri. Avanti, push! Adesso proviamo a incamminarci in mezzo alla gente dove ci sono cani. È come una passeggiata istruita, abbiamo anche le guardie venatorie che ci accompagnano in grande uniforme. Vediamo i primi le prime difficoltà. Ma non sono i nostri, sono quelli degli altri che protestano. I nostri non hanno niente da dire, proprio perché sono talmente abituati, che però alcuni di questi hanno partecipato ad operazioni antidroga dove siamo stati aggrediti da pitbull di extracomunitari, abbiamo lanciato i nostri contro di loro e li hanno fermati. Sono micidiali, veramente bravi, devo dire la verità. Occhio al bambino col palloncino, eh? Sicuramente Aldo, anche i suoi cinofili devono sempre stare attenti, così come sì, un qualsiasi cittadino che porta a spasso il proprio cane deve avere sempre davvero tanti occhi, deve fare attenzione. Certo. Sì, beh, poi tutte le cose più strane, palloni, bambini, per esempio vedete quel bambino lì che teneva le mani su, e per i bambini è normale perché la natura gli impone di tenerle su perché quando cadono rallentano la caduta. Bisogna stare attenti perché certi cani le possono vedere male. Per esempio le persone che hanno il bastone, che si aiutano col bastone, se non sono stati abituati, diventa veramente un dramma. Faccio il mio cane con i gatti. Poi da gatti. Ecco così, però Claudio. Occhio che c'è un cane lì, eh? Dalle monte gli asini c'è pieno, quindi non facciamo grande fatica. Assessore, ci racconti un po' di questa manifestazione molto sentita dai suoi cittadini? Sì, sì, esatto, l'abbiamo fortemente voluta dopo purtroppo 3 anni di fermo dovuti alla pandemia del Covid, e giustamente abbiamo voluto riproporla perché quest'anno è il 75esimo anno che viene effettuata la nostra fiera. La prima fiera è stata fatta subito dopo il dopoguerra, di conseguenza, nonostante tutte le varie problematiche che hanno avuto, allora abbiamo voluto, visto che comunque anche noi non siamo usciti da un periodo bellissimo, perché Orzinuovi è stato molto colpito, abbiamo proprio voluto ridare la possibilità di rinascita, di ricreare ancora quell'atmosfera di festa che comunque i nostri cittadini hanno bisogno, ma anche perché il nostro territorio ha bisogno nuovamente di riattivare nuovamente tutte le varie attività, l'attività artigianale, l'attività commerciale, agricola, perché comunque si celebra anche l'agricoltura, quindi sì, nella manifestazione soprattutto, perché comunque la nostra fiera nasce come fiera agricola, di conseguenza in primis sono loro i protagonisti di questa fiera. Cosa avete deciso di puntare quest'anno? Beh, allora, primis l'agricoltura sempre, il ritorno fondamentale ancora degli animali, perché comunque gli animali sono ancora i veri protagonisti. E poi, per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo voluto riproporre nuovamente un artista di fama. Infatti stasera ci sarà l'Anna Oxa, che l'abbiamo appena incontrata ed è una persona spettacolare, fantastica, veramente gentilissima, e si è prestata a venire qui per rilanciare nuovamente Orzinuovi. Bene, bene. Allora, insomma, bella ricca la manifestazione. Ricca sì, bella ricca. Ricca di tutto e di emozioni soprattutto. Aldo. Adesso entriamo un po' in mezzo alla gente. Gli animali sono di là? Sono là.
Sì? In quella stalla là. Ma Dio, ma questi sono abituati, anche perché eravamo a Roma, alcuni sono andati col pendolino, altri sono andati in aereo e i nostri non hanno proprio problemi. Queste qui hanno preparato proprio tutta una sala e hanno proprio allestito anche un ambiente apposta dove vengono pulite, vengono tenute benissimo, sono veramente degli animali, allora, degli esemplari. Potete passare per uno di qua e andate là, passa vicino. Ecco, Aldo ovviamente però approfitta sempre per fare, allora vai là. Venga, per fare lei degli esercizi. Venga lei. Venga lei, guarda che gana faccia le lui. Che cane è quello lì? Non la lei, è vecchia del mestiere. Vai. 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 Stavo un po' chiedendo. Avanti, posso. Venite. Qua c'è la sfilata della Frisona. Qui viene presentata questa razza e di conseguenza stanno facendo questo, è da sia ieri che oggi. Passate di qua e rientrate di là, cominci lei con quella lì. Io che Rottweiler coraggioso, ostrica. Cioè, coraggio, fisca, pum, via, venga lei. Aldo, una volta vi faccio venire a casa mia, possiamo ah, sì, ma volevo venire. Il dogo. No, il dogo è un cacciatore di animali selvatici. Lei mi ha chiesto perché non facciamo più esercizi particolari. Ce n'era uno una volta, il salto dell'asino. Vabbè. Però cosa vuole che faccia saltare qui? Ma in cosa consisteva? Che saltarlo, ti appoggi, presente invece della cavallina saltavi l'asino, pataplavetela. Sia il cane che il conduttore. Che certo, col cane e il cane, no? È anche fantasioso comunque. Sì, ma anche se era tranquillo farli passare sotto. Lo vuole fare lei, vuol passare. Se non ha paura, possiamo passare vicino a lei? Si mette qui per cortesemente. Uno di qui e uno di là, perché il signore ha tanta barba ed è probabile che i vostri cani non vedano persone con tanta barba. Devono essere tranquilli, va bene? Uno di qui e uno di là, vada. Eh no, non sono abituati a vedere, mettetevi là, altri due. Capite, mettoci dietro, Angie. Altri due. Mia. No, ci siamo abituati con lui, la barba chiusa. Altri due, non scappi lei, che lei è di orgi nuovi. Voi due, bravi, bravi, grazie. Qual era la domanda che voleva fare? Una domanda, mi vuol cale a caccio? Quando su rentra la macchina riapre a farlo. Ma non lo prende più dopo che l'ha portato a spasso? Sì. Allora vuol mia tornare a casa. Lei è sposato? Certo. Da tanti anni? 41. Dopo un po' di tempo, quando è fuori, vuol più tornare a casa. È vero. Stessa roba è cane, santo Dio. Ma che niente il segnale. E mi niente, che ha capito il bullo. Ho sbiato. No, perché le becche rompimento balli, dopo due ore... Lei deve imbrogliarlo 50 metri prima. Esatto, se mette a mettere il primo, ciappe col guinzaglio. Come la moglie, 500 euro, già, la versione. Grazie. 500 euro. Grazie. Per due... Avanti, fus! Vi spiego, guardate, i cani che vedete qua
Spesso li vedete in televisione o sui giornali o con che lavorano per l'arma dei carabinieri e per le varie forze di polizia. Sono specializzati alcuni per la ricerca di sostanze stupefacenti. Devo dirvi che sono stato tentato di portarle quelle psicoattive, quelle che non fanno una mazza, per farvi vedere come si fa. Ma ultimamente la mette là, parte da lei e la trovi dall'altra banda. Non è una bella cosa da farsi. Appa via, quella che si è detto che non fatelo per l'amor di Dio. Perché se no dobbiamo mettere in galera tutta la popolazione. Le razze che sono qui, guardate, sono dei Rottweiler, uno Shiba, un Pitbull, un Berger Blanc Suisse che avrete visto sui giornali. Venga avanti lei, due passi. La giovane signora è di Orzinuovi. L'avrete vista sui giornali, anche in televisione. Ha vinto un premio internazionale del Parlamento Europeo che gliel'hanno dato un mese e mezzo fa, se mi ricordo mia, in Campidoglio, a Roma. Questo cane è uno tra i più bravi in Europa. È favolosamente brava. È un Berger Blanc Suisse. Quell'altra nera, vieni avanti. Che dalle la Mew, che roba sia, nessuno lo sa. Vi devo dire, le brutta mal diavolo. Però può arrivare la fa che la fa. Ci dà da fare, eh? Mew! Bella come il sur, via! Quello là agitato, venga avanti, è un pastore tedesco, però è innamorato del vostro Berger Blanc Suisse. È innamorato perché la femmina lì, ma che la lì è troppo veloce, la ciappa mia, ostrica! E che cura dre come macco la lingua forte, mi arrende, ostrica, eh? Dai! L'altro è un dogo argentino, che è la Gasson. I doghi argentini non sono cani da tutti, eh? Sono cani che combattono i cinghiali, Sud America li usano a uccidere i puma, gli spagnoli li usavano ad uccidere gli indigeni. Sono molto particolari e molto forti, non è un cane da tutti, eh? Vai! Ci siamo! Avanti, fus! Dietro! Stay! Sit! Plat! Siccome è il vostro paese, vi faccio salutare dal cane del vostro paese! Salut! 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 Grazie! Sit! Salut! Va bene, via! Ciao, adesso Foeder è il brigadiere, perché quello là ha i gradi da brigadiere. Salut! Le parole in giapponese, congiunta la cae mia! Sì! Adesso basta però, via! Ciao, mandila lei, ciao! No! Grazie! Via! Stiamo tentando di insegnarlo anche a che la matta... Ah, ma vai, vai, vai! Stai cominciando a diventare intelligente! Guardi che gli inglesi fa parte della comunità europea! Dietro! Avanti, fus, un vecchietto, dovrei passare uno con la pistola. Se quello che ha la pistola passa sotto i 30 metri, il cane lo deve aggredire. Se passa sopra i 30 metri, il cane non deve dire niente. Sono le prove per diventare cani. Noi siamo carabinieri, ma siamo a campo missioni. Nel regno animale le femmine sono sempre più intelligenti dei maschi. Nella nostra specie è un optional. No, l'ha capito bene. Adesso glielo rispiego. Avanti, push. Ascolti, in tutte le specie animali il maschio è più bello della femmina, attira la femmina. Fa che il che cade fa, pol va. Nella nostra specie è la femmina più bella del maschio. Attira il maschio, la che papà che vuole lei, la fa sentire in colpa e la lascia per scappare. Se le scappa prima la netta po, hai capito?
Si sono riuniti qua attorno ai cinofili e al comandante, c'è tanta curiosità, ma il comandante è anche capace a far divertire le persone, ovviamente cercando sempre di lanciare dei messaggi legati alla cultura cinofila e degli insegnamenti. Ci vediamo il mese prossimo, ovviamente, a Box Taglietti. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.